Buon Natale! Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori e bentornati a Domenica con Passione Motori. Come potete vedere dal titolo, questo è un video diverso dai soliti perché andremo a parlare esattamente del grano. Non è un video che fa parte di una serie tipo i 50 migliori, 125 migliori, è un video a sé. Perché? Quante volte vi sarà capitato, a me tantissimo, ma perché metto video su YouTube, ma presumo anche a persone che non hanno 100.000 followers. Ecco, quante volte vi è capitato di comprare una qualsiasi cosa, non so, compri l'iPhone, ti dicono, sì vabbè, ma con gli stessi soldi ti comprovi, compri una casa, compri una macchina, sì vabbè, ma con gli stessi soldi ti comprovi... Quindi prima di vedere questo video insieme volevo puntualizzare una cosa. Se uno si è comprato un iPhone, una Golf GTI, uno stracazzo che vuole, evidentemente aveva valutato le opzioni e ha scelto quella. Questo non è un video attacco a quelli che hanno le Golf GTI. Anzi, è una macchina, a mio parere, molto molto valida. Però giusto per girare il coltello nella piaga, andremo quindi a vedere quali auto usate possono essere comprate con gli stessi soldi o meno soldi di una Golf 7 GT dal costo di 35.300 euro. Ok, le ricerche sono fatte su AutoScout e sono state prese in considerazione solamente auto che non pagano il superbollo e che hanno più o meno gli stessi cavalli. Stiamo parlando dell'ultimissimo modello, quindi 245 cavalli di Golf GT. Dopo questa lunghissima intro vi ricordo solamente di seguirmi su Instagram Passione Motori, fate un salto nello shop per queste bellissime felpe e se volete supportare il canale iscrivetevi a Patreon. Link in descrizione. Trovate in descrizione anche la lista di tutti i Patreons che sostengono. Andiamo a vedere questo video. Benissimo. Iniziamo con la Golf 7 GT Restyling. Giusto per capire anche che auto stiamo andando a paragonare. Il bello della Golf GT, come della Cupra, la Leon Cupra, sentite che suono, oh, è che riesce a mixare benissimo la sportività con la comodità e la qualità anche degli interni, ok? Questo diciamo sono i punti di forza. Auto facile da guidare, sicura, a motore. È un'auto da grip. Qua abbiamo la Civic EP3 Type R, 200 cavalli, quindi un po' meno. È un aspirato. E vabbè, VTEC. Questa si dovrebbe trovare sui 10.000 euro più o meno. Ovviamente non mi ricordo il prezzo di tutte. Eccoli una Cupra. Giustamente, bisogna picchiare il limitatore. Ah, che bello. Questa è un'auto validissima e molto sottovalutata. Motore spettacolare, ma non solo il motore, proprio da guidare molto bella, molto efficace. Celica GT4. Questa, se non sbaglio, si trova sui 20.000. Siamo sempre comunque sotto il prezzo di una Golf GT. Turbo anche lei va forte. Adesso qua la vediamo contro una Porsche, ma questa non calcoliamola perché... Guardate quella Celica. Questo video non vale, perché quella Celica lì non so cosa c'ha sotto. Facciamo finta di non aver visto. Eccola qua. Oh. Auto da rally. That's a little, you know, it bites in a small portion, but it's super. Yeah, exactly. So is this your everydayer? Esatto, possiamo avere anche un Ferrari Mondial. Sempre a un prezzo inferiore. È ovvio che certe auto come questa non possono essere paragonate perché
cioè, è molto più vecchia, consumerà di più, sarà molto meno affidabile, tutto quello che vuoi. Però è ASI, puoi risparmiare. Bello però, cioè, è una macchina vecchia, ma il suono mi piace un sacco. Esatto, abbiamo un'altra bella vecchietta, un Porsche 911 Carrera. Che bello, questo modello a me piace tantissimo, ce l'avevo come modellino da bambino. Senti che suono proprio Porsche. Ecco. A questo hanno tolto il catalizzatore, se non sbaglio. Così c'era scritto cat delete. Delete, proprio detto in italiano. Bellissimo. Complimenti. Ok, si può trovare anche la nuova Mini John Cooper Works. Ah. Esatto, stiamo parlando sempre di auto usate, tutte auto usate, eh? Anche manuale questa. E il suono è spettacolo con quello scarico JCV. Mamma mia. Complimenti. S2000. Questo tra l'altro è uno dei video più belli che abbia mai visto in vita mia, che ho scoperto poi che è di un italiano. L'S2000, anche lei, si trova penso alla metà del costo di una Golf. Ovviamente sono due posti secchi, quindi non è paragonabile in termini di comodità. Infatti ve l'ho detto che la Golf, come sportività e comodità mischiate insieme, è tanta roba. Viene amata da molti, odiata da tanti. Mamma, l'S2000. Senti sto VTEC, 240 cavalli, 2000, aspirato VTEC. Eccola qua. Trazione posteriore. E via. Che spettacolo di macchina. Va. Si può avere anche un Porsche 240 cavalli. Queste sono auto tutte senza superbollo, per essere paragonate alla Golf. La Boxer, il 2007, 6 cilindri Boxer, aspirato ovviamente. Bello anche il suono. Ecco, non un'altra. Tra l'altro ci sono salito su una di quelle, spettacolo. Questo non ricordo cos'era, una Z3? Z4? Z4. BMW Z4. Eccola qua. Ebbene sì, usata si può trovare a meno di 35, lì 33 quanto era. Con lo scarico originale già ci sta, eh. Questa è un'altra? Forse questa era una Z3 però, perché mi ricordo che ne avevo prese due. E poi si può avere il 4E28i. Tutte queste sigle qua a memoria non sono facilissime da ricordare. Eccolo qua. Ovviamente non è M, è M Sport, pacchetto M. Si può avere anche una 156 GTA 3200 V6. Ebbene sì, eccola qua. V6 aspirato. Questa è la 147 GTA, anche lei 3200 V6 aspirato. Facevano anche la Golf, la R32, con un motore 3200 aspirato V6. Eccola qua.
Ebbene sì, si può avere anche lei. O la GTV. Si può avere anche la GTV. Eccola qua, GTV on board. Vediamo, prima fai 60, in seconda più o meno i 100. Beh, direi che è veloce, adesso sarà sui 5 secondi e mezzo. Era tamarra però, beh. E ovviamente, sì. Giulietta, qua vi scannerete nei commenti tra Golf GTI e Giulietta quadrifoglio verde o veloce. Col suo 1750 turbo da 240 cavalli. Eccola qua. Se vi piace il DSG potete avere lo stesso suono anche sulla Giulietta. Questa è una Jaguar XR Sport, macchina che neanche conoscevo, ma ho trovato su Autoscout. Sicuramente più comoda della Golf. Questa è un Audi TT, giusto? Se, si può avere anche il TT. Anche questo ovviamente come comodità non è uguale alla Golf. Questa è la nuova TT, che usata si può trovare anche lei inferiore. Ovviamente TT base, non TTS e non TTRS. Con l'S-Tronic. Audi S1, che anche lei usata con questo scarichino. State dentro nel costi. Porca miseria. S1 on board. Guarda come va. Questo è originale, originale, eh? 5 secondi e 6, lo 0-100, con la trazione 4. Si può avere anche questo genere di barconi. Questa è una Camaro, però V6. No dai, barconi no, scherzavo. Sentite che suono. Bellino anche il V6. E si può avere la Hyundai i30N. Qua sto zitto. Esatto! Questa la voglio troppo provare. Questa la voglio troppo provare. Eh sì. Qua si vede il tocco BMW, eh. Se qualcuno sa come è funzionata la storia, andate a cercare su internet e scoprite perché adesso la Hyundai dal niente ha iniziato a fare macchine decenti. Questa è una Focus ST, 250 cavalli, se non sbaglio. Con scarico originale soffia un po'. Questa è sempre la ST. Va forte. 6 e 6. Tutti fanno 6 e 6. Vabbè, molto bene. Così terminano le auto che ho trovato. Ce ne saranno altre milioni, ma queste sono le auto più facili che si possono trovare con il prezzo di una Golf 7 GTI o meno, che hanno più o meno gli stessi cavalli e che non vanno oltre 250, quindi non vanno in super bollo. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, sia delle auto a riguardo sia del video. Fatemi sapere se volete vederne altri simili. Grazie della visione e noi ci vediamo al prossimo video. Miami.